Ciao Polpette, oggi come vi avevo anticipato voglio parlarvi di una storia, voglio raccontarvi una storia e il perché io vi racconti questa storia non si sa, però personalmente credo che questa storia possa rispecchiare molti di voi, perché tratta degli argomenti che io generalmente tratto o che comunque vorrei arrivare a trattare. Premessa, si parla di due persone che io conosco molto bene, una delle quali, lei è la ragazza. È molto simile a me perché c'ha denti larghi pure lei e perché c'ha un incondizionato amore nei confronti della pizza. Altra premessa, non si parla di amore, anzi si parla di amicizia tra maschio e femmina. Vorrei partire con c'era una volta. Parto con c'era una volta, ok. C'era una volta una bambina che adesso chiameremo Stella, che era la migliore amica di un altro bambino, che era il suo vicino di casa, che adesso chiamiamo Alessio. Perché questi due bambini erano migliori amici? Perché le loro mamme, mentre erano in gravidanza, erano diventate migliori amiche perché uscivano sempre insieme e un giorno avevano deciso di conoscersi meglio e da queste due migliori amiche sono nati due bambini, migliori amici, che sono praticamente cresciuti insieme. Alessio era tremendo. Stella era come Alessio, era un maschiaccio, amava stare nei gruppetti maschili e soprattutto amava stare con il suo migliore amico. I due andavano pure all'asilo insieme e oltre all'asilo hanno fatto anche le elementari insieme e il primo anno di media insieme. Questi bambini andavano insieme ovunque. Un giorno facendo la spesa insieme, ironicamente, i due presero uno di quei brick che si trovano al frigo del supermercato con latte e cacao dentro, no? Su cui c'era disegnato un topolino. Decisero che quel brick, quel disegno che c'era sul brick, sarebbe stato il simbolo della loro amicizia per tutta la vita. Inoltre Alessio tendeva a farsi la pipì addosso, oppure sulla mano sinistra. Con il tempo questi due bambini, crescendo, diventarono così, incatenati. E ormai tutti credevano che sta catena, composta da loro, sarebbe durata per sempre. Quando andavano all'elementare insieme, in particolare a Stella, venivano fatte determinate prese in giro e Alessio la difendeva sempre. La prendevano in giro perché era grassa, perché era diversa dall'altra, perché aveva i denti larghi. Un giorno Alessio andò a casa di Stella e le disse: "Guarda, capisco che c'hai i denti larghi, ma se te metti l'apparecchio io non te parlo più, perché per me sei bellissima così come sei." Stella decise di mettere da parte le sue insicurezze e di non mettersi l'apparecchio, anche se avrebbe voluto veramente tanto. Che diciamo che quel suo migliore amico era per lei l'unica certezza e l'unica cosa che importava. Inoltre, entrambi avevano dei problemi in famiglia. Infatti, quando succedeva qualcosa, o lui scendeva da lei o lei saliva da lui, nonostante fossero anche le due di notte. Praticamente non faceva niente perché erano sempre disponibili l'uno per l'altra. In particolare, lei aveva molti problemi, ma ogni volta che squillava il telefono di lui correva come se fosse praticamente un eroe che avrebbe dovuto salvare una principessa, perché era veramente così. E la salvava ogni volta, anche se a lei crollava praticamente il mondo addosso in ogni determinata occasione che succedevano determinate cose in casa sua, in ogni determinata situazione in cui non si sentiva abbastanza. Comunque diciamo che questi due hanno retto veramente molto tempo insieme. E questa amicizia è stata veramente duratura. Finché un giorno, il primo anno di medie, questi due praticamente hanno litigato. Perché hanno litigato? Perché Stella non riusciva più a sopportare le prese in giro, siccome lei non si metteva mai jeans, anzi si metteva sempre i pantaloni larghissimi perché si vergognava del suo corpo ed era appunto un maschiaccio, decise di cambiare scuola. E allora Alessio che ha fatto? Ha pensato: "Ammazza, cioè siamo stati insieme tutti st'anni e tu mo vai cambia scuola." No, a me non mi sta bene. E allora che è successo? Che hanno litigato. Una litigata veramente brutta e turbolenta, a causa della quale sti due hanno litigato per mesi. E anche le loro madri litigarono per mesi. Ma poi un giorno entrambi andarono ad un compleanno. E in questo compleanno decisero di riavvicinarsi. Da quel momento in poi sono tornati tali e quali a prima, se non fosse per il fatto che lei andava in una scuola
e lui in un'altra scuola. Lui che diceva sempre che avrebbe ucciso chiunque le avesse voluto far del male. Lei che piangeva con gli attacchi di panico dalla mattina alla sera. E lui che scendeva, se la portava in giro, gli diceva: non ti preoccupare che tanto la felicità arriva per tutti, magari adesso, magari questo non è un buon momento per te, ma comunque vedrai che andrà meglio. Questo rapporto è continuato a crescere durante gli anni, fino a quando, diciamo a 14 anni, la cosa si fece ancora più intensa. Diciamo che presero la consapevolezza, la vera consapevolezza della loro amicizia, e si resero conto del fatto che davvero avrebbero voluto rimanere amici per tutta la vita. E capirono che l'amicizia era un qualcosa di veramente importante, che non bisognava per nulla al mondo trascurare nella vita. Dopo quella volta era come se fossero tornati bambini di nuovo, come se la vita gli avesse voluto dare un'altra occasione per recuperare ciò che avevano perso. E loro decisero di cogliere la stessa occasione. Infatti andavano sempre al mare insieme, facevano tutto quanto insieme, andavano ancora a fare la spesa insieme, uscivano insieme. Finché poi, un giorno, andando al mare insieme, e qua si apre l'argomento amicizia tra maschio e femmina, Stella vide Alessio un po' diverso, capitemi. Entrambi in costume, anche se lei era grassa e lui in secco allampanato, ci fu qualcosa che scattò nel cervello di lui, anche se nel cervello di lei non scattò per niente, cioè non scattò proprio niente, guai a pensarci. Diciamo che l'idea di entrambi cambiò, magari da una parte in modo più sentimentale, dall'altra parte invece Stella si sentiva come se la sua testa si fosse un po' allontanata da lui, perché lui era troppo diverso da ciò che era in passato. Così per l'accaduto i due non si sentirono per settimane, diciamo, si riavvicinarono. Lui chiese scusa a lei per ciò che aveva fatto, lei accettò le sue scuse, ricominciarono ad uscire insieme, ad andare al mare insieme. Lui continuava a difenderla, ma si vedeva che era cambiato, perché non pensava più a lei come se fosse la sua migliore amica, no, pensava a lei come se fosse una ragazza con le tette e quella che c'ha sotto, a cui voleva bene. Poi però un altro giorno c'è stato che ha cambiato le loro vite e il loro rapporto. Praticamente dopo non aver parlato per questo mese, si riavvicinarono, ma dopo si riallontanarono. Non si sa perché, forse per il fatto che lui aveva nuove amicizie e incominciò a frequentare di più la gente del quartiere e la gente che prendeva in giro lei. Però logicamente ognuno ha le sue amicizie. Se lui aveva un amico e quell'amico era amico di qualcuno che odiava Stella, non ci poteva fare niente perché i sentimenti erano comunque suoi. Nel 2013, diciamo che Alessio chiamò Stella e Stella accettò di scendere perché volevano riavvicinarsi entrambi, ma diciamo che quella di Alessio era una trappola, perché ormai vedeva lei come se fosse un oggetto e un qualcosa con cui fare prime esperienze, capitemi. Lei però era impaurita da ciò che vedeva, perché non poteva credere al fatto che il suo migliore amico stesse diventando ciò che stava appunto diventando. Stella decise di staccarsi di nuovo da lui, sì, un po' un tira e molla continuo, ma vabbè. Il primo gennaio del 2014 Alessio richiamò Stella con l'intento di scusarsi, e invece no, era un'altra trappola. Io non so di i particolari, perché probabilmente neanche vi interessano, o probabilmente vi interessano, ma è meglio non saperle certe cose. Ciò che c'è da sapere è che c'è sempre stata una bambina alle elementari con cui Stella ha sempre avuto dei litigi. Dopo quel primo gennaio in cui Alessio fece capire a Stella proprio che era interessato a lei, però nei modi più sbagliati del mondo, Alessio si mise con la stessa bambina con cui Stella litigava alle elementari. E Stella, sentendosi ferita, decise di allontanarsi del tutto da Alessio, di smettere di salutarlo, di smettere di parlargli, di smettere di chiedere lui in giro.
nonostante sapesse che gli avrebbe fatto veramente tanto male. I due si allontanarono del tutto stavolta e non c'è un lieto fine. E le compagnie di lui continuarono a peggiorare con il tempo, che ormai Stella si ritrovava fuori scuola con i guattelli, quei comitivi che sa sentono matta, che stanno col cortellino 24 ore su 24, che fumava erba. E diciamo che nonostante la decisione fosse stata sua, comunque vederlo ogni volta in quelle condizioni la rendeva veramente triste, perché quel personaggio, o quella persona, perché quel ragazzo era comunque parte del suo cuore. Stella è stata veramente male, perché voleva parlare con Alessio, e Stella ha avuto anche una relazione nel frattempo, che è durata un anno, in cui non ha mai cercato Alessio, ma alla fine di questa relazione, in cui ha comunque sempre pensato all'amicizia che aveva con questo ragazzo, ha deciso di provare a avvicinarsi, ma lui l'ha mandata via. Lui si è rifiutato di sentirla, di starla ascoltare, si è rifiutato di provare a recuperare, perché ormai l'interesse di Alessio non era più salvare la sua migliore amica, perché Stella non era più la sua migliore amica, perché lui aveva altri interessi, perché magari Stella poteva pure star malissimo da morire, ma a lui non gli fregava più niente ormai. Probabilmente non avete capito niente di questa storia, però sentivo proprio il bisogno di raccontarla, perché penso che i segreti non ci debbano essere, perché c'avevo un peso quassù che dovevo tirar fuori. Ciò che voglio dire è che l'amicizia tra maschio e femmina può anche esistere, ma l'amicizia tra un maschio e una femmina, che per metà sono teste di cazzo, no, non esiste. Perché non dovete cambiare col tempo, dovete capire, pure voi maschi, che noi ragazze non siamo degli oggetti. Magari sì, uno dei due prima o poi prova qualcosa in più, ma colui che prova qualcosa in più deve anche capire che l'altra persona potrebbe non ricambiare, o che comunque i suoi modi di avvicinarsi a lei sono sbagliati. E ci tengo a ribadire che l'amicizia è una cosa veramente grande e che dovete tenervela stretta una volta che la trovate, perché vi assicuro che quando una persona perde qualcuno si sente veramente persa. E ribadisco che le donne non vanno toccate in nessun modo, sia a scopo di violenza sia a scopo sessuale, non vanno toccate. Quindi pensate due volte a quello che volete fare prima di agire. Magari Stella adesso spera che un giorno Alessio vedrà questo video, e anche se non entra proprio nei particolari, si ricordi di tutto ciò che insieme hanno passato e realizzi che davvero a lei manca lui e che davvero non lo dimenticherà mai e che davvero gli ha salvato la vita. Ma le avrebbe fatto più piacere se lui avesse continuato a salvarle la vita, anziché fargli crollare tutto il mondo addosso definitivamente, perché lui era l'unica cosa che era rimasta a Stella in tutto il mondo, in tutta la vita, e non c'aveva nient'altro. E perdendo lui, lei si è sentita veramente affranta e ci è voluto tanto che tirasse su, ma comunque si è tirata su. Perché il fatto che abbiamo qualcosa che ci fa male non significa che siamo persone deboli. Perché ognuno ha delle debolezze, ma avere delle debolezze non significa essere deboli, significa essere umani. E anche le persone più forti hanno una storia da raccontare. Questa era la mia. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace qua sotto, condividete, commentate, ditemi qualcosa, non lo so. Vi si ama. Ciao polpette.